Benvenuti a questo programma presentato a voi dal Life Christian Center, un programma che è dedicato alla parola di Dio, il messaggio di salvezza e alla differenza che Cristo può fare nella nostra vita. Il nostro desiderio per voi è che tramite questa trasmissione ognuno possa gustare la presenza di Dio e sentire la voce dello Spirito parlare ai propri cuori. Il salmista dice in Salmo 27: «Una cosa ho chiesto al Signore e quella ricerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo Tempio». Salmo 100 dice: «Entrate nelle sue porte con ringraziamento, nei suoi cortili con lode, celebratelo, benedite il suo nome, poiché il Signore è buono, la sua bontà dura in eterno, la sua fedeltà per ogni generazione». La mia preghiera per voi oggi è che potete gustare la presenza di Dio e che il Signore parlerà ai vostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Così oggi vogliamo riunirci insieme, invitando lo Spirito Santo a venire nel luogo dove ci troviamo. Ascolteremo dei canti e poi ascolteremo un pensiero dalla parola di Dio. Voglia Dio benedirci insieme oggi. Vogliamo pregare. Signore, veniamo davanti a Te in questo momento nel nome di Gesù e chiediamo che Tu vieni tra di noi per mezzo dello Spirito Santo. Il nostro desiderio, Signore, è di avvicinarci sempre di più a Te per sentire la Tua voce e per gustare la Tua presenza. Vieni col Tuo Spirito, Signore. Parla ai nostri cuori ancora oggi, Signore, perché vogliamo crescere nelle Tue vie. Noi sgridiamo ogni attacco diabolico nel nome di Gesù e noi ci affidiamo a Te. Ti ringraziamo che Tu parlerai oggi. Ti ringraziamo che Tu incoraggerai le anime nostre e Ti ringraziamo, Signore, che la Tua volontà sarà fatta nella nostra vita. Questo lo domandiamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Thank you.
riesco a sentirti. Credo che tu continuai a guidarmi. Aprirai, 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 apri una via. Anche quando non riesco a sentirti. Credo che tu continuai a guidarmi. Aprirai, 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 apri una via. Anche quando non riesco a sentirti. Credo che tu continuai a guidarmi. Aprirai, 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 apri una via. Anche quando non riesco a sentirti. Sei potente, luce nel buio. Sei tu che aprirai una via. La lettera di Paolo ai Filippesi. La chiesa di Filippi fu la prima comunità di Gesù fondata da Paolo in Europa orientale. E la sua storia è narrata nel Libro degli Atti, al capitolo 16. Filippi era una colonia romana nell'antica Macedonia. Era piena di ex soldati ed era nota per il suo nazionalismo patriottico. E così Paolo incontrò delle resistenze nell'annunciare Gesù come il vero re del mondo. Quando Paolo lasciò la città, coloro che erano diventati seguaci di Gesù continuarono a trovare delle resistenze e subirono perfino delle persecuzioni, ma rimasero una comunità vivace, fedele al cammino di Gesù. Paolo mandò questa lettera durante uno dei suoi vari periodi di reclusione e lo fece per un motivo molto pratico. I filippesi avevano mandato da Paolo uno dei loro membri, Epafrodito, che recava in dono del denaro per sostenerlo in prigione. E Paolo inviò loro questa lettera tramite Epafrodito per ringraziarli e per fare molto di più. L'organizzazione di questa lettera non sviluppa una singola idea dal principio alla fine, come molte altre lettere di Paolo. Piuttosto, Paolo ha messo insieme una serie di saggi brevi e di riflessioni. E tutti ruotano intorno al centro di gravità di questa lettera, ovvero l'inno del capitolo 2. Racconta in modo artistico la storia dell'incarnazione del Messia, la sua vita, morte, resurrezione ed esaltazione. E in ognuna di queste brevi descrizioni, Paolo prende delle parole o delle idee chiave per dimostrare come vivere da cristiano significhi vedere la propria storia come un'espressione vivente di quella di Gesù. Paolo comincia la lettera con una preghiera di ringraziamento. Ringrazia Dio per la generosità dei filippesi e per la loro fedeltà. Esprime la sua fiducia nel fatto che l'opera trasformatrice che Dio ha cominciato in loro continuerà a mostrarsi in espressioni di fedeltà e amore ancora più grandi e belle. Poi Paolo si concentra sull'ovvia preoccupazione del momento, ovvero la sua prigionia. Non era facile trovarsi in una prigione romana, ma paradossalmente ciò aveva avuto un risultato positivo nel diffondere la buona notizia di Gesù. Tutte le guardie e gli amministratori romani sanno che Paolo è in prigione per aver annunciato Gesù quale Signore risorto. E la sua prigionia ha ispirato fiducia in altri cristiani, che ora parlano più apertamente di Gesù. Paolo è ottimista e crede che verrà liberato, ma è possibile che al contrario venga condannato a morte. E mentre riflette su questo, dice che in realtà non sarebbe una cosa così negativa, perché per lui vivere è il Messia e il morire guadagno. Per Paolo, la sua vita nel presente e nel futuro è definita dalla vita e dall'amore di Gesù per lui. Dunque per lui essere giustiziato significherebbe stare con Gesù, e ciò sarebbe la cosa migliore. Essere liberato invece per lui significherebbe poter continuare a fondare comunità di Gesù, e ciò sarebbe la cosa migliore per gli altri. E dunque ecco quello che spera che succeda. Prestiamo attenzione al suo ragionamento. Per Paolo il vero sacrificio non è morire per Gesù, bensì rimanere vivo per servire gli altri.
Questo è il modo in cui Paolo partecipa alla storia di Gesù: soffrire per amare gli altri più di se stesso. Poi Paolo si rivolge ai Filippesi e li esorta a partecipare all'esempio di Gesù, adottando lo stesso modo di pensare. Per Paolo, i Filippesi devono condurre una vita pubblica coerente con il Vangelo di Cristo. Questi cristiani di Filippi vivevano in un focolaio di patriottismo romano, ma il loro modo di vivere doveva essere modellato da un altro re, Gesù. Ciò avrebbe probabilmente portato persecuzione, ma non dovevano avere paura, perché soffrire per il fatto di essere seguaci di Gesù è un modo di vivere la storia di Gesù stesso, il che porta Paolo al grande inno del capitolo 2. È ricco di richiami all'Antico Testamento, in particolare alla storia di Adamo e della sua ribellione nei primi tre capitoli della Genesi e ai testi poetici sul servo sofferente nel libro di Isaia. Vale la pena imparare questo inno a memoria. È una meravigliosa versione breve della storia del Vangelo. Prima di diventare umano, il Messia esisteva in uno stato di gloria ed uguaglianza con Dio. E a differenza di Adamo, che cercò di raggiungere l'uguaglianza con Dio, il Messia decise di non sfruttare quello status per il proprio beneficio. Anzi, si privò di quella condizione. Si fece uomo, diventò un servo per tutti e ancora di più permise che lo umiliassero. Obbedì al Padre e andò a morire su una croce romana. Ma per mezzo della potenza e della grazia di Dio, la morte vergognosa del Messia è stata capovolta con la sua resurrezione. E adesso Dio ha sovranamente innalzato Gesù come re di ogni cosa. Gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, così che tutta la creazione riconosca che Gesù, il Messia, è Signore alla gloria di Dio Padre. Quest'ultima dichiarazione è sbalorditiva. Paolo sta citando Isaia, capitolo 45. È un passo in cui tutta la creazione giunge a riconoscere il Dio di Israele come Signore. Il ragionamento di Paolo qui è molto chiaro. Nel Gesù crocifisso e risorto, scopriamo che l'unico vero Dio di Israele consiste nel Dio Padre e nel Signore Gesù. E così per Paolo questo testo poetico esprime le sue convinzioni sull'identità di Gesù. E fa di più, offre l'esempio di Gesù come modo di vivere che i seguaci devono imitare. Ecco perché Paolo continua immediatamente raccontando due storie. Prima quella di Timoteo e poi quella di Epafrodito. Tutte e due sono infatti esempi di persone che stanno vivendo la storia di Gesù. Timoteo è come Gesù perché è sempre preoccupato del benessere degli altri più che del proprio. Ed Epafrodito, che i Filippesi avevano inviato con il loro dono, aveva rischiato la vita per servire Paolo in prigione. Si era ammalato ed era quasi morto cercando di aiutare Paolo. Ma Dio ebbe misericordia di lui e di Paolo, risparmiandogli la perdita dell'amico. Il ragionamento di Paolo qui è che questi tipi di persone sono esempi viventi della storia di Gesù e devono essere imitati. Poi Paolo passa alla propria storia, trattandola come un esempio. Dunque, quei cristiani che esigevano la circoncisione dei cristiani non ebrei, ricordate la sua lettera ai Galati? Stavano ancora causando problemi a Paolo e continuavano a ricordargli il suo passato, quando perseguitava i seguaci di Gesù, quando cercava di mostrare la sua rettitudine davanti a Dio, obbedendo con zelo alle leggi della Torah. Ma come Gesù, Paolo ha rinunciato a tutta questa condizione privilegiata. Adesso la considera spazzatura e la parola che usa è in realtà molto meno cortese. Ha rinunciato a tutto per diventare un servo, come Gesù per partecipare alla sua sofferenza e al suo amore sacrificale. E fa tutto questo nella speranza che l'amore di Gesù lo sostenga fino alla morte e lo conduca alla meta, ovvero alla risurrezione dei giusti. Così Paolo dice che per i seguaci di Gesù la vera cittadinanza è in cielo. Ma per Paolo questo non significa che dovremmo tutti sperare di abbandonare la terra per poter finalmente un giorno andare in cielo. Piuttosto, il cielo è quel posto trascendente dove Gesù governa come re. E dice che aspettiamo con ansia che il nostro re salvatore discenda da lì e torni sulla terra per portare qui il suo regno di giustizia guaritrice e un amore capace di trasformarci, allo scopo di produrre una nuova creazione. Poi Paolo esorta i Filippesi a continuare a vivere la storia di Gesù. Prima si rivolge a due donne importanti, leader della Chiesa e sue collaboratrici. Sono un po' in conflitto tra loro. E così Paolo le esorta a seguire l'esempio di umiltà di Gesù, a riconciliarsi e a riunificarsi. Paolo poi esorta i Filippesi a non arrendersi alla paura e li incoraggia, nonostante la persecuzione, a rendere note le loro emozioni e i loro bisogni a Dio, che darà loro la pace. E questa pace, dice Paolo, si conquista quando concentriamo i nostri pensieri su quello che è buono, vero e amorevole.
C'è sempre qualcosa di cui lamentarsi, ma un seguace di Gesù sa che la vita stessa è un dono e che si può decidere di vedere la bellezza e la grazia in ogni sua circostanza, il che porta Paolo alla sua conclusione. Ringrazia ancora una volta i filippesi per il loro dono sacrificale e vuole che sappiano che la sua reclusione e la sua povertà non sono per lui la vera sofferenza. Anzi, sono diventate le sue migliori maestre. Gli hanno insegnato il segreto della felicità, a prescindere dalle circostanze. La semplice dipendenza da colui che lo fortifica. Paolo è giunto a vedere la sua stessa sofferenza come partecipazione alla storia di Gesù. La lettera ai Filippesi ci dà uno sguardo unico nel cuore e nella mente di Paolo. Egli vedeva la sua vita intera come una rappresentazione della storia di Gesù e in questa lettera si può percepire tutta la sua stretta connessione con Gesù. La sua consapevolezza che l'amore e la presenza di Gesù sono più vicini della sua stessa pelle. Ed è questo che gli ha dato speranza e umiltà nei momenti più bui. Così Paolo mostra che conoscere Gesù è un'esperienza profondamente intima, in grado di trasformarci. Ed è questo il tipo di Gesù che Paolo ci invita a seguire. Ecco di cosa parla la lettera di Paolo ai Filippesi. Lascia il tuo pianto ovunque tu sia, cuore spezzato, affidati a Dio. Trova conforto ai piedi suoi, non c'è dolore troppo grande per lui. Lascia il tuo peso, lascialo a Dio, senza vergogna gli occhi alzerai. Ritorna a casa, tardi non è. Lascia il dolore, lascia il tuo cuore così come sei, così come sei. Speranza per quanti non sperano più, vieni a gustare la grazia di Dio. Riposo per quanti non riposano più, non c'è dolore troppo grande per lui. Troppo grande per lui, non c'è dolore troppo grande per lui. Esodo capitolo
15 dal verso 22. Esodo capitolo 15 dal verso 22, la parola di Dio dice: poi Mosè fece partire gli israeliti dal Mar Rosso ed essi si diresero verso il deserto di Sur, camminarono 3 giorni nel deserto e non trovarono acqua. Quando giunsero a Marra non potevano bere acqua di Marra perché era amara, perciò quel luogo fu chiamato Marra. Allora il popolo mormorò contro Mosè dicendo: che berremo? Egli gridò al Signore, il Signore gli mostrò un legno. Mosè lo gettò nell'acqua e l'acqua divenne dolce. È lì che il Signore diede al popolo una legge e una prescrizione e lo mise alla prova dicendo: se tu ascolti attentamente la voce del Signore che è il tuo Dio e fai ciò che è giusto agli occhi suoi, porgi orecchio ai suoi comandamenti, osservi tutte le sue leggi, io non ti affliggerò nessuna delle infermità che ho inflitte agli egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce. Poi giunsero a Elim, dove erano 12 sorgenti di acqua, 70 palme, e si accamparono lì presso le acque. Signore, noi ti ringraziamo, perché ogni volta che veniamo insieme tu sei presente. E mentre andiamo alla tua parola, fa che questa parola diventi una parola per ognuno di noi. Apri le nostre orecchie spirituali finché possiamo udire la tua voce. Signore, la tua parola ci dice: chi ha orecchie ascolta ciò che lo Spirito dice. Vogliamo sentire la voce dello Spirito in questa mattina. E fa che questa parola diventa vivente in noi. Noi ti amiamo, Signore. Signore, ungi le mie labbra, fa che non c'è niente in me che impedisca questa tua parola oggi. Ti ringraziamo per quello che tu farai. Il perdono, ti ringraziamo per la tua potenza, nel nome di Gesù che è benedetto in eterno. Voglio condividere oggi sul tema guarigione dall'amarezza. Una delle cose che tutti noi sperimentiamo nella vita sono le ferite, dolore, situazioni negative. E queste esperienze negative possono influenzarci profondamente, possono influenzare il nostro modo di pensare, come ci sentiamo, possono influenzare le nostre relazioni, le decisioni che prendiamo, possono privarci di pace, della gioia. Le situazioni che noi affrontiamo nella vita possono avere un effetto grande nella nostra vita. La buona notizia è che una delle ragioni perché Gesù venne è per portare libertà. Una delle ragioni perché Gesù venne è affinché possiamo sperimentare libertà e vita. Posso sentire un amen? All'inizio del ministero di Gesù dichiarò con chiarità il suo obiettivo per il ministero. Lui disse: lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri. Mi ha mandato per annunziare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi, per proclamare l'anno accettevole del Signore. Quanti sanno che ci sono più di un modo per essere poveri? Amen? Possiamo avere ricchezze in questa terra, ma allo stesso modo possiamo essere poveri dentro di noi. Tante persone hanno tutto, ma non hanno niente. C'è quel coro che si cantava: non sono ricco ma posseggo tutto. Può sentire un amen? La ricchezza più grande che possiamo avere è conoscere Cristo Gesù come nostro Salvatore. C'è più di un modo di essere in prigione, essere ciechi. Possiamo vedere con i nostri occhi, ma possiamo essere ciechi nella vita. Non vedo una via per andare avanti, non vede un futuro nella mia vita. C'è più di una maniera che possiamo essere oppressi. Gesù disse che una delle ragioni per cui è venuto è per portare libertà. Alcune forse direbbero: ma perché abbiamo bisogno di libertà se abbiamo Cristo? Non otteniamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno quando siamo salvati? Non siamo liberati una volta che diamo la nostra vita a Cristo Gesù. Quando siamo salvati abbiamo Cristo, ma dobbiamo crescere nella nostra relazione con Lui.
Dobbiamo appropriarci per fede di ciò che Gesù è venuto per fare nella nostra vita. Siamo salvati quando diamo la nostra vita a Cristo Gesù, ma c'è un senso che ancora questa stiamo ad essere salvati, in inglese, we are being saved. E un giorno saremo salvati. La santificazione parla di diventare più come Cristo Gesù ogni giorno che noi viviamo. E c'è un senso che sì, siamo salvati, ma poi c'è un senso che quella salvezza deve appropriarsi di ogni posto nella nostra vita. Gesù disse: voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. È la verità di Dio che ci rende liberi. Le bugie dell'nemico ci mantengono oppressi, ma la verità ci fa liberi. È interessante che quando Gesù disse questo in Giovanni capitolo 8, 32, lui disse questo ai credenti. Nota cosa la Bibbia dice. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: se preservate nella mia parola siate veramente miei discepoli. E poi disse: conoscerete la verità e la verità vi farà libere. Mi piace perché la parola di Dio dice: se perseverate nella mia parola siete veramente miei discepoli. Cioè la verità della parola di Dio è nella sua parola. Mentre conosciamo la sua verità, quella verità ci rende liberi. Tanti di noi possiamo essere salvati eppure ancora essere legati a problemi del passato, abitudini, ferite, atteggiamenti. E Gesù stava dicendo a coloro che credevano, a noi che crediamo, quando conosciamo la verità, arriviamo a comprendere la verità di Dio e di noi stessi, quella verità ci renderà liberi, porterà una libertà nella nostra vita. È un concetto così importante. Il nemico vuole tenerci legati, oppressi, ma Gesù è venuto per liberarci. Gloria al nome del Signore. Questa mattina, quello di cui voglio parlare specificamente è la guarigione dall'amarezza. Una delle ragioni perché preghiamo, una delle cose che prego tante volte, abbiamo delle difficoltà nella nostra vita, non so cosa fare, non so come agire, non so dove andare, non so come risolvere questa situazione. E tante volte noi andiamo in preghiera e una delle ragioni per la preghiera è che tu conoscerai la verità ti renderà libera. Cioè mentre preghiamo stiamo pregando: Signore, qual è la tua verità? Non so cosa fare, ma so se tu riveli la tua verità, quella verità mi renderà libera. E tante volte è nella preghiera che il Signore ci dà una chiave per superare qualsiasi situazione che stiamo affrontando nella vita. Come ho detto, voglio parlare sull'amarezza in questa mattina. L'amarezza è definita come rabbia, delusione dall'essere trattati ingiustamente. Proviene da una famiglia di parole come risentimento, ira, dolore, ferite, tristezza, vendetta, ingiustizia. L'Epistola agli Ebrei dice: impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore, vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio, che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati. Una tradizione inglese dice questo: fate attenzione affinché nessuno di voi abbia una radice di amarezza che germoglia dentro di lui e che porti solo disturbo e avveleni i cuori di molti. Bella scrittura. L'autore degli Ebrei sta dicendo: fate sì che non c'è una radice di amarezza che viene piantata dentro di voi. Fa sì che quel seme di amarezza non prenda radice nel vostro cuore, perché se inizia a crescere ha la capacità di avvelenare tante persone. Non solo avvelena la nostra vita, ma ha la capacità di avere un effetto su tante persone. So, questo ci porta a fare alcune domande: come possiamo ottenere la libertà dall'amarezza? Come possiamo affrontare
situazioni amare nella nostra vita. Per aiutarci a rispondere a questa domanda, voglio che consideriamo la storia che abbiamo letto nel testo, una bellissima storia. Abbiamo letto nel testo riguardo il popolo di Israele che erano appena usciti dall'Egitto. E ci ricordiamo che c'erano 10 piaghe, divisione del Mar Rosso, dove attraversarono, la sconfitta dell'esercito egiziano. E quando attraversarono il Mar Rosso, ci fu canto, gioia, cantavano tambourines, cantavano canti. Puoi immaginare la gioia in questo popolo, 400 anni di schiavitù, uscirono fuori miracoli di Dio, la grandezza di Dio. E questa gioia fu così grande, ma durò solo forse 3 giorni. Perché poi le cose cominciarono a peggiorare. Grazie a Dio che noi non siamo come il popolo di Israele, posso dire un amen. Dio fa grande cosa nella nostra vita. Gloria al nome del Signore. 2 giorni dopo, di nuovo. Dov'è Dio? Attraversarono il Mar Rosso e erano assetati, non c'era acqua. Cosa fecero? Cominciarono a mormorare subito contro Mosè. E quindi Mosè pregò Dio, Dio gli mostrò un pezzo di legno, lo gettò nell'acqua, l'acqua divenne dolce. Qui nel testo ci sono alcuni principi che ci possono aiutare a come superare l'amarezza nella nostra vita. Vogliamo esaminare insieme, prego che il Signore parlerà ad ognuno di noi. La prima cosa che la storia ci insegna è riguardo un luogo che si chiama Marra. Quando giunsero a Marra, non potevano bere l'acqua di Marra perché era amara. Tutti noi a un punto nella nostra vita ci troveremo a un luogo, un posto che si chiama Marra, un luogo dove i nostri cuori diventino amari, duri, feriti, doloranti, arrabbiati, un senso di ingiustizia riguardo quello che è successo nella nostra vita. Ruth disse dopo la morte di suo marito e suoi 2 figli, disse: non mi chiamate Naomi, chiamatemi Marra, perché l'Onnipotente mi ha riempito di amarezza. Tutti noi abbiamo affrontato situazioni nella vita che possono farci diventare amari nel nostro spirito. Le cose che persone dicono, fanno, le situazioni che accadono nella nostra vita che non comprendiamo, hanno la capacità di rendere i nostri cuori amari. Di noi abbiamo il potenziale nella vita di lasciare radicare semi di amarezza nei nostri cuori, semi che così piccoli ma possono prendere radice nei nostri cuori. E questi semi possono crescere, prendere radice e non solo avvelenare i nostri cuori ma anche altri. Credo che uno degli strumenti del nemico per distruggere le nostre vite è proprio l'amarezza. Dio vuole che noi amiamo, il nemico vuole uccidere l'amore e l'intimità nella relazione. Lui è tutto l'opposto. La Bibbia ci dice che lui è venuto per uccidere, per rubare e distruggere. Sto traducendo in inglese. Kill, steal and destroy. E lui proprio quello vuol fare. Dio vuole che cresca la fiducia, l'avversario vuole rubare la fiducia, non vuole che abbiamo fiducia uno dell'altro. Dio vuole unirci, il nemico vuole dividerci. Uno dei modi in cui lo fa è attraverso ferite, dolori, amarezza. Noi siamo umani, tante volte è facile vedere i sbagli che fanno l'altri, li vediamo con chiarità, ma tante volte non vediamo i sbagli che noi facciamo. Le parole degli altri ci fanno del male, tante volte le nostre parole fanno anche, non voglio sentire un amen. È interessante notare che Gesù disse: chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Ma se l'acqua nei nostri cuori è amara, se l'acqua è piena di rancore,
Se i nostri cuori sono feriti, arrabbiati, allora sarà ciò che scorrerà tramite la nostra vita. Gesù disse anche: l'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore tira fuori il bene, l'uomo malvagio dal malvagio tesoro del suo cuore tira fuori il male, perché dall'abbondanza del cuore parla la sua bocca. Cioè, se vogliamo sapere ciò che è nei nostri cuori, basta esaminare le parole che escono dalla nostra bocca. Le parole della nostra bocca escono dalla condizione, sono una riflessione dalla condizione del nostro cuore. Se il cuore è pieno di amore, perdono, grazia, sono quelle le parole che usciranno dalla nostra bocca. Ma se il nostro cuore è pieno di amarezza, allora sarà ciò che uscirà dalla nostra bocca. Se il nostro cuore è pieno di negatività, rabbia, odio, allora quello uscirà dalla nostra bocca. Tutti noi a un certo punto nella nostra vita ci troveremo a un posto chiamato Marra, un posto di tristezza, di amarezza, dolore. Un posto dove affronteremo ferite nella nostra vita, amarezza. La cosa importante non è tanto l'amarezza in sé, ma ciò che facciamo quando siamo lì. Non è che ci troviamo a Marra che è il problema, la cosa importante è cosa facciamo quando ci troviamo a Marra. Frank Rochelle disse: non possiamo controllare ciò che le persone fanno, ma possiamo controllare come rispondiamo. Non possiamo controllare gli altri, c'è solo una persona che possiamo controllare e quello è noi stessi. Allora cosa dobbiamo fare? Quando ci troviamo a Marra, la prima cosa che dobbiamo fare è notiamo cosa fece Mosè. La Bibbia dice: egli gridò al Signore. La cosa migliore che possiamo fare quando ci troviamo a Marra è di gridare a Dio. Davide disse: nella mia angoscia invocai il Signore, gridai al Signore ed egli udì la mia voce. Gloria al nome del Signore. Quando gridiamo a Dio, lui ascolta le nostre voci. Dio è un Dio che comprende quello che nessuno comprende. Il modo in cui affrontiamo l'amarezza è lo stesso modo in cui affrontiamo tante ferite e il dolore nella nostra vita. La prima cosa che dobbiamo fare è riconoscere che esistono le ferite. Sono ferito e sono arrabbiato e il riconoscere la realtà di come ci sentiamo. Non seppelliamo, non nascondere, negare l'esistenza delle emozioni. Dobbiamo dire: questo mi è successo, mi ha fatto male, e riconoscere che esistono le ferite. La prima cosa. La seconda cosa che dobbiamo fare è trovare un modo per parlare. Tante persone dicono: fratello, ma noi siamo cristiani, dobbiamo perdonare. Sì, andremo al perdono in un attimo, ma prima di andare al perdono dobbiamo ammettere la realtà della ferita, dobbiamo trovare un modo per esprimere quella ferita e poi dopo di quello andiamo al perdono. Tanti dicono: no, devo perdonare subito, va bene, e tante volte quelle emozioni rimangono dentro di noi. Riconosciamo la ferita, il dolore, poi troviamo un modo per parlarne. Il luogo migliore dove possiamo esprimere il nostro dolore è nella presenza di Dio, e venire davanti a Dio e dire a Dio esattamente come ci sentiamo. Nel luogo di Marra Mosè gridò a Dio. Che belle parole. Nel posto di amarezza Mosè gridò a Dio. La cosa migliore che noi possiamo fare quando ci troviamo lì è gridare a Dio. Tanti nella Bibbia hanno fatto questo: Giuseppe, Davide, Asaf, Abacuc. Gesù stesso, mentre era lì sulla croce, cosa disse? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché Dio sta accadendo questo a me? E nel grido a Dio, che Dio incomincia a parlare. C'è quel bellissimo verso, Giobbe capitolo 38, per tanti capitoli Giobbe sta chiedendo, sta gridando a Dio, e poi dice: Dio parlò nella tempesta. And the Lord spoke out of the storm. Dio sempre parla
quando noi gridiamo a Dio. La terza cosa, gridiamo a Dio e poi facciamo quello che Dio ci dice. Egli gridò al Signore, il Signore gli mostrò un legno. Mosè lo gettò nell'acqua e l'acqua divenne dolce. Mentre Mosè gridava al Signore, il Signore ci mostrò un pezzo di legno e lui lo gettò nell'acqua e l'acqua divenne dolce. Il legno può rappresentare tante cose, ma io credo che il messaggio semplice nella parola di Dio è pregare e fare tutto ciò che Dio ci dice di fare. Quando iniziamo a gridare a Dio, Dio ci parla. E lui ci chiederà di fare qualche cosa. Nel testo che abbiamo letto c'era un pezzo di legno, mette quel legno nell'acqua, ma mentre gridiamo a Dio, Dio incomincerà a parlare ai nostri cuori. Perdona, chiedi scusa, parla con qualcuno, non fa niente, rimana così. Qualunque cosa che Dio ci dice, dobbiamo fare, ubbidire. La guarigione viene nell'ubbidienza a ciò che il Signore ci ha detto di fare. Conoscerete la verità e la verità vi rende liberi. La verità ci rende liberi quando ubbidiamo a ciò che il Signore ci ha detto di fare. In tutta la Bibbia vediamo questo: getta le tue reti all'altra parte, alzati e cammina, vai a lavarti nel Giordano. È nell'ubbidienza che la guarigione viene. Numero 4, la prossima cosa che notiamo dal testo è che Dio ha una soluzione pronta per la nostra guarigione. E gli gridò al Signore, il Signore gli mostrò un legno. Non siamo sicuri precisamente di cosa si tratta quando dice un legno. La parola ebraica può essere tradotta in tantissime maniere: un albero, un pezzo di legno, un bastone, può essere tradotto diversamente. Ma quello che sappiamo sicuri nel testo è che vicino all'acqua c'era un pezzo di legno. E Dio si usò di quel legno per guarire l'acqua. Ecco la parte per me interessante. Pezzo di legno non apparse da nulla, era lì da già parecchio tempo. Ci avrebbe voluto alcuni anni per far crescere il legno. Il legno non appare così. Per crescere un pezzo di legno ci vuole tempo. Arrivarono a Marra e l'acqua era amara, ma Dio aveva già preparato una soluzione. Anni prima Dio già stava preparando una soluzione per questa situazione. Lui già stava preparando questo albero, questo legno che era lì, che avrebbe portato guarigione a questo tempo. Voglio che tu sappi che non importa quale sia la situazione amara che noi stiamo affrontando nella nostra vita, Dio ha una guarigione pronta per noi. Forse non la possiamo vedere, forse non vediamo una via di uscita, ma la risposta può essere proprio vicino a noi, che Dio ha preparato già anni prima. E se noi gridiamo a Dio, se noi gridiamo a Dio come fece Mosè, Dio aprirà i nostri occhi affinché possiamo vedere la soluzione che Dio aveva già preparato anni prima per loro. Dio ha già preparato una guarigione per noi. La quinta cosa è che questa amarezza era una prova per il popolo di Israele. E il Signore diede al popolo una legge e una prescrizione, lo mise alla prova. Secondo me ogni situazione di amarezza nella vita è una prova. It's a test. Prenderemo la situazione nelle nostre mani oppure confideremo nel Signore? Cercheremo vendetta o perdono? Paolo dice agli Efesini: via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira e clamore, parola offensiva, con ogni sorta di cattiveria. Siete invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri. Perdonatevi a vicenda come anche Dio vi ha perdonato in Cristo Gesù. Che bellissima scrittura. Possiamo spendere alcune ore scavando insieme questa prova. Via da voi ogni amarezza. Quando vediamo amarezza venire dentro di noi, la prima cosa che dobbiamo fare è confessarla a Dio, parlare con Dio e cercare il perdono. Siete invece benevoli.
Noi vogliamo che le persone sono misericordiose con noi quando noi sbagliamo, ma quando gli altri sbagliano pensiamo tutti diversamente. E qui dice: siete invece benevoli, perdonate come voi siete stati perdonati. Ecco perché credo che una delle grandi rivelazioni che possiamo avere nella vita, uno è l'amore che Dio ha per noi, è una grande rivelazione, ma anche una grande rivelazione è avere una rivelazione del peccato dentro di noi. Perché se abbiamo veramente una rivelazione del peccato dentro di noi, allora avremo anche una rivelazione della grazia di Dio e la misericordia di Dio, del perdono di Dio. E se comprendiamo quando è profondo il peccato dentro dei nostri cuori, allora giudicheremo gli altri un po' meno. Perché diremo: se Dio mi ha perdonato a me, Dio perdonerà anche loro. Se Dio mi ha perdonato a me, anche io devo perdonare gli altri. Signore, un amen, piccolo amen. Dio osserva come noi gestiamo queste situazioni. E possiamo rispondere arrabbiandoci, vendicandoci, o possiamo confidare in Dio e scegliere il percorso del perdono. C'era un altro legno che portò guarigione, quel legno era la croce. Pietro, parlando di Gesù, disse: egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia. E mediante le sue lieviture siamo guariti. Poi Dio dà loro una promessa bellissima: se tu ascolti attentamente la voce del Signore, che è il tuo Dio, e fai ciò che è giusto agli occhi suoi, porgi orecchie ai suoi comandamenti e osservi tutte le sue leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitte agli egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce. It's beautiful. Io sono il Signore, si rivela, io sono il Signore che ti guarisce. Gli disse loro: se tu mi obbedisci, osservi i miei comandamenti, fa quello che è giusto, allora io ti guarirò. E poi notiamo cosa succede. Poi giunsero a Elim, dove erano 12 sorgenti di acqua e 70 palme, si accamparono lì presso le acque. Notate che Dio li porta da Marra, uscirono da Egitto, prima posto Marra, e poi da lì Dio li porta a un posto chiamato Elim. La distanza tra Marra e Elim erano circa 10 chilometri, poco distanza. Elim era un luogo di ristoro. L'intento di Dio era di portarli lì a Elim, ma prima hanno dovuto affrontare Marra. Dovevano prima affrontare le acque amare. Una volta fatto ciò, potevano andare a Elim. Dio a noi vuole portarci a Elim, un posto di rifugio, un luogo di ristoro. Non è lontano da Marra, poco lontano. Ma non possiamo arrivare lì a Elim fin tanto che non abbiamo affrontato le acque amare. Perché? Perché il popolo di Israele prima Marra? Perché? Puoi immaginare l'amarezza nei cuori degli israeliti? 400 anni di schiavitù. Puoi immaginare come sono stati trattati dai capi in Egitto? Puoi immaginare l'amarezza nei loro cuori? E Dio sta dicendo a loro: prima che andiamo a Elim, prima che entriamo nella terra promessa, la prima cosa che dobbiamo fare, dobbiamo risolvere questa situazione di amarezza nei vostri cuori. La prima cosa che Dio vuol fare nei nostri cuori, prima di portarci nella benedizione, prima di portarci nella terra promessa che Dio vuole per noi, Lui dice: la prima cosa che dobbiamo fare, dopo conoscere Dio, dopo essere liberati, Lui vuole guarire l'amarezza nei nostri cuori. Bibbia dice anche che c'erano 12 sorgenti, 70 palme. Perché la Bibbia è così precisa? Speculazione qui, ok, va bene? È interessante, qualcuno avrebbe contato, diciamo, 70, quanta palma c'erano? 70,
Perché nella Bibbia? Perché non ci sono sbagli nella Bibbia. Ecco cosa penso io. Forse ci sono altre teorie, ok. Ma quello che penso io, noi viviamo in un mondo pieno di amarezza. Un mondo ricco, ma pieno di amarezza. Ferite, dolori. E Dio ha un piano per portare guarigione e libertà nel mondo. Come lo farà? Innanzitutto chiama i 12 discepoli. Gesù, convocati i 12, diede loro l'autorità su tutti i demoni e il potere di guarire le malattie. Li mandò ad annunciare il regno di Dio e guarire gli ammalati. Sai, ci sono tante maniere che possiamo essere ammalati. Possiamo essere ammalati fisicamente, ma possiamo essere anche ammalati emozionalmente. Poi la Bibbia dice, Luca capitolo 9 dice questo, Luca capitolo 10, dopo queste cose il Signore disegnò altri 70 discepoli e li mandò a due davanti a sé in ogni città. E lui disse allora, guarite gli ammalati, che ci saranno e dite loro il regno di Dio si è avvicinato a voi. Prima Dio ci guarisce a noi. Prima Dio guarisce l'amarezza in noi e poi lui vuole che noi diventiamo ministri della guarigione, che noi siamo le mani di Dio, i piedi di Dio, e di ministrare la guarigione a un mondo ferito, ferito. Chissà, c'è qualcuno qui oggi che forse c'è un seme di amarezza che è entrato nel cuore, preso radice. Come lo sai? Fratello, ogni volta che apro la mia bocca, non mi piace quello che esce dalla mia bocca. C'è qualcuno, qualche situazione verso cui provate amarezza? L'amarezza non è, fammi dire questo, non è l'amarezza che è un peccato. E cosa facciamo con l'amarezza? Che è un problema. Cosa facciamo con l'amarezza? Può diventare peccato. Se lo gestiamo nel modo giusto, porterà gloria a Dio. Se lo gestiamo nel modo sbagliato, può distruggere la nostra vita. Se vi sentite amare, voglio che sappiate che Dio vi ama e vuole guarire ognuno di noi. Come possiamo avere la guarigione? Gridare a Dio. Ascoltare la voce dello Spirito. Fare ciò che è giusto, cercare il perdono. Dio già ha un piano per la guarigione. Anche se non lo vediamo, Dio ha un piano. E lui ci vuole portare a un posto chiamato Elim, un posto di benedizione e ristoro, per la sua grazia e per la sua gloria. Posso sentire un amen? Solo, solo, stanco nel mondo, quando non c'era l'amore, tante persone vedi intorno a me, sentivo cantare così, sì, sì, sì. Camminerò, camminerò per la tua strada, Signore, dammi la mano, voglio restare per sempre. Vivo ma rimasto a sentire.
Spero che questo programma sia stato di benedizione alle anime vostre. Una delle domande che le persone fanno spesso è: cosa devo fare per essere salvato? È la domanda più importante che possiamo fare nella vita. Un giorno un carceriere fece proprio questa domanda all'Apostolo Paolo. Paolo rispose e disse: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia». Sai, la Bibbia non parla di religione, ma parla di una relazione intima che possiamo avere con Cristo Gesù. L'unico modo in cui possiamo essere salvati è di accettare Cristo Gesù come nostro personale salvatore. La Bibbia ci insegna che ognuno di noi è stato creato per conoscere Dio, ma il peccato ci ha separati da Dio. Ma Dio ci ha amato così tanto che ha dato il suo unigenito Figlio, Cristo Gesù, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù venne e morì sulla croce per i nostri peccati e dopo 3 giorni risuscitò dalla morte. E la Bibbia ci dice che se crediamo nel nostro cuore che Dio risuscitò Gesù dalla morte e confessiamo con la bocca che Gesù è il Signore, saremo salvati. Così se sei pronto ad invitare Gesù nel tuo cuore come il tuo Signore e Salvatore, ti invito a pregare questa semplice preghiera. Signore Gesù, affido la mia vita a te. Perdonami dei miei peccati. Grazie che sei morto sulla croce per i miei peccati. Sii il Signore e Salvatore della mia vita. Voglio seguirti tutti i giorni della mia vita, nel nome di Gesù. Amen. Se hai pregato questa preghiera per la prima volta, vogliamo aiutarti a compiere il prossimo passo nel seguire Gesù. Se avete bisogno di preghiera, se desiderate ricevere una Bibbia o semplicemente volete più informazioni, telefonateci al 8232-5556. Vi ringrazio per il vostro ascolto con la speranza di rivederci la settimana prossima. Prego che il Signore vi benedica. Arrivederci. A presto!